con Cesare Casella a parlare di iranisti, ovviamente, e di iraniste. È il momento di Martina Carraro. Dopo i tre podi nella rana a Glasgow, è veramente diventato un fenomeno completo. Allora, è semplicemente un atleta che ha messo a punto, diciamo, almeno tre cose, tre elementi che l'hanno aiutata a esprimere il suo potenziale, che sono sicuramente l'aspetto della preparazione atletica, l'aspetto tecnico, quindi la nuotata, la coordinazione della nuotata, e il terzo, forse il più importante, la gestione della gara, quindi, diciamo, tra tattica e proprio distribuzione della gara, dell'energia nella gara. Questi qui sono sicuramente i tre aspetti principali. Poi, chiaro, in vasca corta l'ha aiutato molto a migliorare le virate, il subacqueo, quindi tanti aspetti tecnici insieme a un potenziamento della preparazione. Ci sono gli atleti che esplodono giovanissimi, come la Pilato, e poi invece quelli che hanno un percorso e a 26 anni, si può dire, sono al massimo della maturazione, in questo caso Martina. Secondo te, adesso in vasca lunga, in prospettiva anche Olimpiade, Martina può diventare un po' la sorpresa del mondo? Adesso pensare alla sorpresa del mondo mi preoccupa, nel senso che mi porta fuori da quello che io posso fare come allenatore. Quindi il pensiero principale è soprattutto quello di rimanere su che cosa dobbiamo migliorare, cioè riuscire a fare un passaggio veloce, però facile come gli viene adesso, mantenendo un ottimo ritorno come abbiamo affinato, diciamo. Quindi questi sono un po', diciamo, gli obiettivi da qui ad arrivare, diciamo, ai primaverili, e in funzione di quello dopo cercare di orientarsi per l'estate. Lei ha molto a verve, è una ragazza molto brillante, si allena con gli uomini, ha un fidanzato speciale come Scozzolo, ecco. Tutto questo contorno aiuta a farla diventare... È stato un elemento importantissimo per la Martina, partendo da Fabio, che oltre a essere suo fidanzato sicuramente una persona anche di aiuto per me, come per la squadra e per la Martina, con piccoli suggerimenti, con sempre un clima positivo in acqua, sempre centrati sulle cose da fare, non sulle, tra virgolette, sulle cose che non servono, e dal gruppo comunque di ragazzi con cui si allena, quindi è chiaro che è un grosso aiuto, no? Poter gareggiare anche con altri ragazzi più giovani rispetto a Fabio, che comunque sono competitivi per lei, anzi un riferimento da vedere durante l'allenamento che diventa una gara, e quindi un grande aiuto per lei e per la squadra. Dimmi in una parola, in una frase, in un aggettivo, qual è la caratteristica veramente particolare di Martina che magari non hai intravisto in altre nuotatrici, tu ne hai viste tante? La capacità di riuscire a scivolare mantenendo la continuità in nuotata.